Il suo scopo era tornare a Secondigliano e lavorare affinché altri giovani come lui potessero essere aiutati a venire fuori. E spero che questo continui e sia sempre un buon ricordo e una testimonianza per il suo operato perché poi la realtà è che mio figlio ha dato la vita per la giustizia, non è che è stato un incidente. Io posso dire, non di essere orgoglioso, ma di essere onorato di essere il papà di Lino Apicello. Pasquale Apicella, che tutti chiamavano Lino, era un agente di polizia rimasto vittima di un incidente mentre tentava di fermare tre rapinatori in fuga. Stessa sorte toccata a Giovanni Vivenzio, poliziotto dei Falchi che perse la vita dopo un inseguimento. A loro esempio di impegno e coraggio a servizio del prossimo è dedicata la Coppa Regina Pacis, un torneo di calcio a otto organizzato dal Sindacato della Polizia di Stato con il patrocinio del Comune. Vogliamo ricordare la loro memoria. E soprattutto vogliamo che sia un momento di aggregazione per tutti noi. Io non parlerei di eroi o di martiri, parlerei di ottimi poliziotti che non si sono tirati indietro nel momento in cui erano consapevoli di mettere a rischio la propria vita. Per cui manifestazioni di questo genere segnano e ricordano ai cittadini di Napoli, ai ragazzi, agli adolescenti, che ci sono persone. Che lavorano la vita, che rischiano per garantire sostenibili condizioni di vivibilità e di sicurezza in questa città. Dal mese di marzo e fino a metà maggio, più di 400 giocatori, tutti colleghi della polizia, parteciperanno al torneo che, senza alcuno scopo di lucro, è promosso per ravvivare lo spirito di aggregazione e dare merito a chi è impegnato tutti i giorni in situazioni difficili. È bellissimo pensare che li si voglia ricordare attraverso appunto, lo sport che è. Sicuramente è sempre un momento di aggregazione, un momento di gioia e poi quando lo sport ecco diventa anche modo per fare beneficenza, è una cosa ancora più bella. Nella gara sono coinvolte 24 squadre divise in sei gironi che si sfideranno per tre mesi in circa 90 partite. Ci piace molto insomma, che nella sede del Consiglio Comunale sia celebrato un evento di gioia, di bellezza, come qualsiasi evento dello sport, eh, per ricordare eventi dolorosi che però ci richiamano a quanto sia importante invece il valore della vita e soprattutto l'impegno che tanti uomini e donne mettono a disposizione nelle nostre comunità.